Ace Jazz 2018, sono in compagnia del direttore artistico e musicista Antonio Marangolo. Senta, la seconda edizione, e sono stato interessato a una sua brevissima dichiarazione in cui diceva: dare continuità significa poter dare più stabilità all'evento e fare anche indotto intorno a questo. Esatto. Io che giro da un po' di anni, ho visto che ci sono posti che hanno cominciato con poco, hanno avuto la costanza di mantenere, anche magari ridurre, ma non saltare mai un anno, e poi il beneficio è stato non solo quello della musica, ma è stato tutto l'indotto. Basti pensare a Umbria Jazz, che hanno cominciato con niente, e l'Umbria vive di Umbria Jazz adesso, perché si fanno due festival in estate e un inverno in varie città, è diventata una cosa importante proprio non solo musicalmente ma anche socialmente. Senta, c'è un evento, perché lo vogliamo chiamare così, che interessa parecchio, soprattutto agli acesi che ascoltano un certo tipo di musica, ed è il fatto che lei domenica insieme al fratello sarete su questo palco. Sì, questo è un evento, diciamo che è un evento familiare, è ristretto però è importante perché non abbiamo mai suonato insieme in Sicilia e lo facciamo dopo 40 anni, 48, non so quanti anni sono. Mio fratello non è un jazzista, però si adatterà, faremo una cosa che andrà bene per tutti i palati, sono molto contento di questa cosa. Acirà ha risposto bene alla prima edizione e diciamo sulla seconda ci sono delle eccellenze importanti per questo evento. Sì, la prima è andata benissimo, solo delle aspettative, adesso vediamo. Vediamo quanta gente viene. La musica quest'anno è di livello anche superiore, quindi siamo. Grazie Antonio Marangolo.